Buonasera Presidente, quinto posto in classifica, contento per questo piazzamento, Presidente che potrebbe diventare anche un quarto posto, così si augurano tutti. Sì, intanto è un quarto, è un quinto e godiamoci questo, poi quello che arriverà sarà, se sarà positivo lo prenderemo con grande entusiasmo, però al momento è un quinto che volevamo blindare e ci siamo riusciti oggi. Che partita ha visto oggi? Una partita molto veramente giocata a scacchi, no? Perché poi fondamentalmente era una partita difficile, visto che si giocava con una squadra che si giocava molto di più di quello che ci giocavamo noi. Pescara che ha onorato il campionato fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Ma noi l'abbiamo sempre fatto, ma credo che l'abbiano fatto tutte le squadre di questa categoria. Quest'anno è stato un campionato anomalo per le 19 squadre, ma molto bello e molto combattuto fino all'ultimo. Ha visto il tecnico Pillon negli spogliatoi? Sì, l'ho visto e gli ho detto che fatti complimenti, gli ho detto che dobbiamo lavorare sodo in questi giorni perché la squadra deve cercare di arrivare al massimo nelle partite playoff. Lei aveva detto nei giorni scorsi che probabilmente bisognerà far slittare questi playoff per quello che sta accadendo con il ricorso, con il processo sportivo per il Palermo. Ma sicuramente se questa sarà la sentenza dovranno slittare per forza, perché non si potrebbe fare disputare partite sapendo che poi magari un risultato potrebbe non essere valido, quindi sarebbe giusto far slittare i playoff. In questo momento l'ultima Presidente, l'avversario è il Cittadella, che nelle ultime due stagioni ha sempre battuto il Pescara. Sì, ma infatti prima diceva una tua collega, Cittadella mi diceva che ha dimostrato di poter giocare. In questo momento il Cittadella ha dimostrato anche di essere più bravi di noi, perché ci ha battuto due volte, quindi, ma a questo punto del campionato sono tutte difficili.